la mia Viterbo, austera e severa. Quanto passato, quanta storia. Qui sono nato e qui vivevo. Era brutto essere derisi. Ogni parola feriva, ogni gesto era tortura. L'abitudinarietà era orribile. Io avrei voluto essere libero. La volontà libera, ma nella realtà, nel mondo, quello di tutti i giorni. Il mio anelito ad essere libero, ma nel mio mondo, quello artistico. Mi sentivo sempre più frustrato. E gli altri mi consideravano un isolato. E un isolato è sempre una sociale. Ma quanto avrei voluto avere comprensione e amicizie a mio pari. Nessuno si rendeva conto di nessuno. Il momento culminante di rottura o di crisi con la realtà era stato soprattutto per la carenza di possibilità economiche e la ricerca di una mia indipendenza, umana ed esistenziale. Non costringermi ad una vita squallida e talmente misera. Subivo la solita tortura psicologica che mi inibiva su tutti i fronti. Voi non capivate. Spesso veniva qui nel mio studio, prima c'era uno studio qui dentro, ma spesso di volte la mattina io lo incontravo a Porta San Pietro di mattina prestissimo, verso le 6, rimuginava dentro la spazzatura, recuperando dei vecchi cartoni, tavole, quello che poteva recuperare. Di qui sopra poi facevo qualche disegno, qualche pittura, che a sua volta li dava via per pochi soldi poi, per poter sopravvivere più che altro. Ecco, questa è la sua storia. Ancora conservo anche un disegno che lui volle dedicarmi a me per ricordo. Mi fece un autoritratto, un disegno molto lineare, preciso, di cui c'era molto talento, come un ragazzo molto bravo. Di cui conservo ancora anche il giornale dell'8 giugno del 78, quando lui si è suicidato purtroppo. Mi è dispiaciuto molto, un ragazzo molto bravo, via. Sempre attivo nel suo lavoro. Non disturbava nessuno, non dava fastidio a nessuno, un ragazzo proprio impagabile, veramente. La vicenda artistica e umana di Carlo Vincenti è simile a quella di altri artisti, il cui suicidio li ha falciati nel pieno della loro creatività. Stessa angoscia esistenziale, stessa delirante passione per l'arte. Considerata come un deserto da attraversare, nel quale si poteva sognare una vita voluta, attimo per attimo, fino all'estrema esperienza. L'originalità creativa di Vincenti nasceva dal profondo dell'inconscio e quando essa incontrava la bagliante luce razionale si contraeva, lasciando dietro di sé cenere e tracce indelebili. Dalla sua città, la medievale Viterbo, dove era nato nel 1946, Vincenti percorse i sentieri ininterrotti di un'arte dentro la problematica del segno, come altri artisti, quali Paul Klee, Jackson Pollock, Cy Thombly e l'italiano Tancredi. Anticipando perfino l'attuale graffitismo metropolitano di Keith Haring. Tutto questo
viveva disperatamente Vincenti, nel flusso primitivo della sua fantasia, e ne possedeva copiosa come lava incandescente. Essa copriva il suo corpo, sempre nascosto nel vuoto e nel silenzio, il quale temeva il gesto della luce diretta. La vicenda artistica di Carlo Vincenti, breve ma intensa, è la registrazione di un istante irripetibile, interrotto soltanto per comunicare con poche persone. Fra queste, Alberto Miralli, l'amico appassionato d'arte che promuoveva mostre, sollecitava l'attenzione critica, come per esempio la prima mostra di Carlo Vincenti del 1976, presentata da Giuseppe Selvaggi, dove ebbe parole attente e veritiere. Su un filo misterioso, con da una parte il volo e dall'altra la caduta, questo pittore ha possibilità di assimilazione ed inventiva ricchissime. Miralli era anche l'interlocutore attento e sensibile, una sorta di palcoscenico ideale per mostrare i suoi lavori e al quale il giovane poeta pittore scrisse toccanti lettere piene di passione, in cui l'aspetto umano riflette nel volto enigmatico dell'arte. Caro Miralli, dopo la crisi sono rimesso. Ecco la giusta serenità. Ho dove lavorare qui in clinica e voglio dipingere una serie di quadri, perché ho ritrovato la mia verve. Le nuove serene giornate mi possono favorire il lavoro. C'è anche la sorpresa per te quando verrai e vedrai i quadri. Ho bisogno di tele con tasselli e colori, il rosso speranza, il cinabro verde giallastro, il celeste blu di Russia, bianco grande, tutti a olio. Sento nostalgia del colore, che è la mia anima. Vincenti non doveva morire a 30 anni. Vi sono troppi ricordi del passato, troppa storia antica qui a Viterbo, che ci distraggono dalle manifestazioni dell'arte moderna, certamente più inquiete, ma più vive. I frammenti e i graffiti per Vincenti significavano proprio questo, vivere. Questo libro di piccole cose me lo regalò perché gli dissi che mi piace. Regalare era il suo grande pregio, il suo grande difetto. Lui mi ha colpito perché recuperava questi piccoli frammenti, le cose che gettavano, gli altri gettavano, rifiutavano, emarginavano. D'altronde lui rivalorizzava se stesso perché recuperava ciò che gli altri rifiutavano. Opere difficili quelle di Vincenti, un insolito recupero di materiali poveri, di figure isolate, sbilanciate e tragiche.
disperati segni e immagini in collage, quadri, le cui rapidità formali esprimono tutto il candore e la disinvoltura nell'affrontare, o meglio vivere, l'esperienza moderna del segno come atto estremo della vita. Non si possono guardare le opere di Carlo Vincenti rimuovendo la sua vita. Identificandola con l'arte, egli vi pose fine nel 1978, dopo aver soggiornato per lunghi mesi in una clinica per malattie nervose. L'euforia è passata. Non può essere che la fine. Lo avevo sognato. Così dato all'incoscienza e alla bulia, la pigrizia, sciatteria, disordine, confusione, ma soprattutto morte della mia personalità, del mio io. Un messaggio. Sentimenti senza senso vengono alla mente. Cosa vogliono? Che cosa? Io non so essere puntuale con la morte. Quanto scrivo è nelle mie facoltà mentali, ma nell'inconscio abitano tante cose misteriose. Molte opere furono firmate dall'artista col nome di Vescovi. Anagrammando un frammento di poesia, egli aveva varcato il confine tra reale e irreale. Ricercato il volto del creare, consapevole di essere solo, lontano dal sistema, che pure, data la straordinaria qualità espressiva delle sue opere, l'avrebbe accolto. Ma rifiutava l'integrazione e disorientava coloro che apprezzavano il suo lavoro, passando con grande abilità da una tecnica all'altra, dalla figurazione all'astrazione, forzando con dissonanze cromatiche disegni ed assemblaggi, deliberatamente togliendo dai volti le bocche, frantumati gli scritti, cosicché le immagini rincollate con segni e parole, incisivi come tagli e fughe d'ombra, generano uno scontro tra due momenti del passato e del presente, unificati per sconvolgere luci e ombre profonde che circondano l'intelligenza umana. La mia mano scavalcherà mosse di pensiero, immobile assisterà i luoghi dello sbarco, sfoglierà codici dentro una figura imbambolata di sentimenti, andrà a tentoni verso quell'incerta scappatoia accanto alla zona buia d'una forza isolata.
L'artista ci mostra i timori primitivi del segno e lo smarrimento della memoria, come questa solitudine graffita sulle pareti dello studio e l'iterazione estrema della Via Crucis, le ultime sue opere, grammatiche commoventi di un linguaggio tramite l'uomo e Dio. Tu solo rimani fedele alla fantasia più remota, sostando nel tuo essere. Ho bei ricordi della mia vita. È un bel dono l'arte e la poesia. Nessuno la vuole ascoltare. Sono confuso, sì, allucinato. Ma potevano anche lasciarmi libero, senza psicofarmaci. Maledetto Moditen. Il vuoto mi ha annientato. Quello che cerco è di stare un po' con me stesso, con il vero me stesso. Non ho più avvenire. L'altro di me è più forte. Davanti al mare il cerchio si chiude e dilaga la marea. Nuvole trascurate dal vento si fanno ghiaia che calpesto. Andare in una nuvola e trovare il nulla. Un cane, l'acqua rubata. Se ti chiedono di me, fa così, è un gesto. Far credere di mentire mentre ci si confessa. Di me non mi interessa più nulla, lo so. Ormai ho accettato il male di me stesso e devo rassegnarmi. Thank you.
Il dramma di Vincenti è troppo umano per lasciare spazio alla pausa, alla memoria. Le tavole non evocano, ma sono frammenti lacerati. Prendono forza suprema, preludio di un evento che si rinnova con crescente energia. Configurazioni, movimento e colore procedono descrivendo nel vuoto le singole circostanze degli spazi. Parole e segni sono interrogazioni che inghiottono ogni fantasia. Le tavole, i disegni, le poesie semplici e drammatici mutano tono e spessore e restano qui come le vetrate istoriate dei grandi artisti del passato. Il passaggio di Carlo Vincenti in questa vita.